Salerno decolla, inaugurato l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, una giornata storica è stata definita dagli ospiti qui presso lo scalo fra Ponte Cagnano Faiano e Bellizzi, presenti il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il ministro dei trasporti Matteo Salvini, i dirigenti di GESAC, di ENAC e ovviamente tanti sindaci del territorio. Luca Cascone, finalmente ora possiamo dire che è vero, non è un sogno. Ma è finita questa mattinata veramente emozionante, dalle prime ore della mattina alle 8 sono arrivati i primi voli da Nantes, da Milano, con tanti turisti, aerei pieni, che questo ci fa ben sperare per il futuro. Poi sono decollati, abbiamo organizzato un'iniziativa alla presenza del governatore De Luca, che dall'inizio ha guidato questo percorso, la fusione e ricordo gli oltre 150 milioni investiti solo nell'infrastruttura aeroportuale, a cui aggiungiamo altri 300 per infrastrutture di collegamento, la nuova fermata della metropolitana che sarà di fronte all'aeroporto, il nuovo collegamento della Versano, la nuova viabilità. Insomma, la regione ha investito tanto perché credeva nella rete aeroportuale della Campania e crede nell'aeroporto di Salerno, che sarà il gemello di Capodichino, che in pochissimo tempo raggiungerà anche questo aeroporto, di passeggeri, perché l'incoming e le attenzioni che stiamo ricevendo sicuramente ci darà dei risultati importantissimi. Beh, De Luca ha detto una cosa interessante, ha detto ai sindaci e tutta la parte organizzativa: mi raccomando, adesso è una sfida, dobbiamo vincere. Noi abbiamo concesso, come dire, un poco di scetticismo dopo tanti anni che si aspettava questa inaugurazione. Ora l'aeroporto c'è, i voli ci sono, i turisti stanno arrivando, dobbiamo lavorare noi come enti pubblici ai servizi, perché è chiaro che dobbiamo garantire il massimo per accogliere questi chi viaggia, ma il territorio deve garantire crescita, quindi servono parcheggi, servono alberghi, servono ovviamente servizi tutto intorno all'aeroporto per far sì che complessivamente possa crescere e possa dare un grande ritorno di economia alla provincia di Salerno. Io faccio un lavoro straordinario, impegnativo, che però dà tante soddisfazioni, perché sto girando da mesi l'Italia in lungo e in largo, finanziando, progettando, sbloccando, inaugurando opere che sono fondamentali per il lavoro, la sicurezza e lo sviluppo del paese, dal Veneto alla Puglia, dalla Lombardia oggi a Salerno, un sistema aeroportuale che porterà migliaia di posti di lavoro sul territorio, che collega Salerno, la Campania, l'Italia con Londra, con Berlino, con altri paesi nel mondo. Ogni nuova infrastruttura significa lavoro, ricchezza, turismo, benessere, e l'appello che ho fatto oggi alla politica è di unirsi e di non fermare le infrastrutture. Io non capisco come si possa dire di no a un ponte che dopo un secolo unirà Sicilia e Calabria creando lavoro, no a una diga che per il porto di Genova sarà fondamentale. Abbiamo bisogno di recuperare anni di no, di fermi e di ritardi, quindi quella di oggi è una giornata importante anche perché è un punto di partenza. Qua arriveranno turisti, arriveranno imprenditori, stiamo finanziando con 300 milioni di euro la metropolitana che arriverà qua, e quindi significa viaggiare di più, inquinare di meno, guadagnare di più. Una bella giornata, quando la politica si unisce sulle infrastrutture fa un bel servizio. Spero che certa sinistra la smetta coi suoi no, perché non è un danno per Salvini o per la Lega o per il governo, è un danno per l'Italia.